Dovremmo abituarci a nuove misure di sicurezza quando viaggiamo, sull'aereo e all'interno degli aeroporti. Bisognerà infatti mantenere il distanziamento fisico di 1,5 metri, ovunque è possibile, indossare la mascherina sia in volo sia a terra, lavare frequentemente le mani. Sono alcune delle raccomandazioni contenute nelle linee guida dell'Agenzia Europea per la Sicurezza dell'Aviazione in vista del ritorno alla regolarità dei voli dopo le forti restrizioni per l'emergenza coronavirus. Stesse attenzioni sui treni, dove cambia il modo di viaggiare. La sicurezza è garantita dal distanziamento a bordo dei treni, ma sono già i sistemi di acquisto che consentono di comprare soltanto i posti liberi che sono venduti a scacchiera, in modo tale che ci sia sempre la cosiddetta distanza personale. Ci sono dei kit di protezione personale che vengono consegnati a bordo del treno, all'atto della salita, che contengono la mascherina, contengono un guanto monouso, un poggiatesta monouso e del gel igienizzante. Nel primo weekend, dalla fine del confinamento, chi si deve spostare tra regioni può farlo. Rimane però ancora in vigore il vincolo dell'autocertificazione. Si potrà uscire dunque dalla propria regione per esigenze lavorative, urgenza, necessità e motivi di salute.